da questo momento in poi io do per scontato che tu che stai guardando il video hai già visto il film e quindi diciamo che mi sentirò libero di fare qualche spoiler. L'inizio di questo film è molto d'impatto e riprende un po' i classici film tipo Dario Argento, nel senso che ti fanno vedere subito la tragedia che si sta sviluppando, ti fanno vedere subito la tragedia o il misfatto che si sta compiendo e poi da lì parte tutta la storia. In questo caso la scena iniziale mi è piaciuta molto, soprattutto per la regia. Ci sono delle inquadrature prevalentemente dal basso verso l'alto, che poi sono presenti in tutto il film, che secondo me sono bellissime perché contribuiscono davvero a metterti in una posizione inferiore rispetto a quello che stai guardando e quindi ti creano inevitabilmente molto, molto disagio. E contribuiscono quindi a creare quell'atmosfera sinistra e poco rassicurante. Una scena che mi è piaciuta moltissimo è la scena della comunione, soprattutto perché ci sono moltissimi primi piani e c'è questa presenza di questo incenso che si propaga per la chiesa. E è quell'atmosfera lì mi è piaciuta molto. Sono stati utilizzati dei toni caldi per raccontarla e mi è piaciuta moltissimo. Un po' meno mi è piaciuta la scelta, per esempio, di raccontare determinati aspetti con l'utilizzo del rallenti, che ho trovato un mezzo che ha in qualche modo raffreddato un po' l'emozione. Perché non mi rallenta l'azione, quindi forse potrebbe dare un senso di sospensione che ti fa in qualche modo trattenere il fiato, invece a me ha raffreddato l'emozione e non mi ha coinvolto tantissimo. In questa scena qua succede il primo fatto un po' strano e inspiegabile, nel senso che a causa di uno sgambetto, uno dei protagonisti del film calpesta l'ostia. E questo viene considerato atto sacrilego e sta di fatto che il parroco interviene, raccoglie l'ostia, interrompe la funzione perché dice che è un fatto così grave, non può rendere possibile il proseguimento della funzione e quindi tutti vanno via e questo parroco mangia l'ostia. Il ragazzo poi che ha calpestato l'ostia, stranamente si ammala e in pochi giorni muore. Ok, quindi è compiuta questa sorta di colpa, cioè la colpa di aver calpestato l'ostia ha fatto ricadere una malattia sul povero disgraziato che muore. Il problema è che questa storia, che secondo me poteva essere molto interessante da essere sviluppata ed essere analizzata meglio, poi dopo cade nel nulla, nel senso che sì, il parroco mangia l'ostia, però è un'ostia calpestata, quindi io pensavo che questo avesse delle ricadute sulla figura del parroco che diventasse qualcosa di un po' strano, eccetera, invece non succede nulla. Il film va avanti prendendo un'altra strada e questa storia viene in qualche modo quasi del tutto lasciati in secondo piano e anche i protagonisti legati a questa storia, quindi il ragazzo morto tornerà soltanto come eco di voce e il parroco non ha poi delle grosse ripercussioni sul proseguimento del film. Sta di fatto che poi che cosa succede? L'amico più vicino del ragazzo defunto ovviamente non si dà pace e entra in contatto con questo diverso. Tutto nasce perché questo diverso, che era stato accusato di aver ucciso la sorella sbranandola, ma anche lì non si capisce mai se questa cosa è successa veramente oppure no, è una persona con delle deformità fisiche e quindi inevitabilmente viene considerato come demoniaco, come qualcosa di molto di pericoloso, portatore appunto di male, e nello stesso tempo però viene anche considerato come tramite tra il mondo umano e il mondo ultraterreno. E ovviamente questa persona diversa ha avuto attacchi di bullismo, eccetera, e quindi fa delle vendette nei confronti di questi poveri ragazzi che poi dopo hanno queste ricadute.
Un'altra scena che per esempio mi è piaciuta molto per come è costruita è la scena in cui, dopo aver compiuto un determinato rituale, il protagonista torna a casa, si mette a fare i compiti e in qualche modo comincia ad avere dei contatti ultraterreni con l'amico defunto. L'amico defunto si manifesta aprendo un libro e facendolo sfogliare. La presenza del libro è in qualche modo un chiaro riferimento al film L'Arcano Incantatore. E qua c'è una delle scene che mi ha un po' più, cioè così, spaventato, nel senso che c'è l'utilizzo della voce fuori campo della presenza del defunto. A Pupi Avati piace molto l'utilizzo delle voci che spuntano nei punti più impensabili. In questo caso, diciamo che vederlo al cinema in una sala completamente deserta ha tutto un altro effetto, nel senso che io stavo guardando il film e mi sono sentito la voce del defunto qua e mi sono parecchio spaventato. Sta di fatto che poi dopo il bambino confessa e la confessione del bambino farà innescare il controrituale, cioè il bambino aveva fatto il rituale per evocare lo spirito del defunto amico. Bisogna fare il controrituale per rimettere tutto a posto, soltanto che questo controrituale sembra riuscire fino ad un certo punto, perché poi misteriosamente chi ha ucciso l'animale sacrificale, o comunque l'animale usato da tramite per il primo rituale, viene ucciso a sua volta, non si capisce da chi, non si capisce come, anche quella scena è molto sospesa. Ed è una scena tutto sommato che ci viene raccontata in maniera molto lenta, molto tranquilla, quindi ha un effetto molto strano, sullo spettatore. E ci sono un po' di dettagli macabri, nel senso, un po' di dettagli truculenti, però neanche più di tanto. Subito dopo c'è una scena che a me ha lasciato un po', sempre di nuovo un po' paura, il bambino rimane da solo perché comunque arriva la polizia, portano il cadavere del padre via, la madre va via, lui rimane da solo in queste campagne buie e si cominciano a sentire delle voci intorno a lui e poi c'è appunto il momento in cui il diverso, in qualche modo il mostro, si avvicina e vi è uno scambio. Lo chiamo mostro perché è una figura che da una parte mi ha ricordato Nosferatu, il vampiro, e dall'altra Quasimodo del Gobbo di Notre Dame, per le caratterizzazioni fisiche, per i movimenti anche. Queste secondo me sono le scene che più mi hanno fatto un senso di un po' paura. Un'altra scena che mi è piaciuta moltissimo è l'arrivo dell'ispettore ministeriale alla chiesa in cui si è compiuto il misfatto. Comunque c'era il parroco, il sacrestano e che erano loro, poi potremmo dire i depositari e forse i conoscitori dei misteri che ruotavano intorno a questa storia. La chiesa lì è descritta con delle inquadrature sulle statue, sull'altare, sulla navata, con questa luce che piano piano va giù perché è la luce del tramonto, che sono di forte, forte impatto, secondo me. Molte inquadrature sono proprio delle precise citazioni a film precedenti di Pupi Avati. Quando l'ispettore è sdraiato sul letto, leggendo le carte e si apre la porta, quello è ripreso dall'Arcano Incantatore. Quando lo stesso apre la porta e la videocamera lo inquadra dal fondo delle scale, quella è una citazione della Casa delle Finestre che ridono. Quindi le citazioni ci sono sia per aspetti narrativi e legati proprio alla costruzione dei personaggi e dell'intreccio narrativo, sia per quanto riguarda anche la ripresa di determinate inquadrature che appunto ti rimandano inevitabilmente a determinati film. Parliamo del finale. Ok, siamo arrivati al finale. Il finale io l'ho trovato un po' troppo brusco, nel senso che avviene in un momento del film in cui sembra quasi che siamo lì lì per una svolta, per capire che cosa sta succedendo, perché alcuni personaggi chiave stanno cominciando a parlare e poi ta, il film finisce. Quindi io ho visto i titoli di coda iniziare e ho detto: "Ah, questa è la fine". Diciamo che inizialmente e forse ancora adesso non sono del tutto soddisfatto della fine perché mi è mancato un po' il climax.
anche in questo senso, anche in questo caso, perché alcune scene finali sono fatte con il rallenti, che secondo me raffredda troppo l'azione e quindi non mi lascia sospesa e non mi coinvolge. E è mancato, secondo me, nel finale quell'aspetto che ti fa stringere tutti i pori e tutti gli orifizi del tuo corpo, perché stai vedendo una cosa talmente sinistra che dici no, basta. Questo un po' mi è mancato, cosa che invece è presente nella Casa delle Finestre che ridono. Se tu hai visto il film, sappiamo di che cosa stiamo parlando. E quindi mi ha lasciato un po', non vorrei dire insoddisfatto, perché poi dopo quel senno di poi, analizzando il film, è un finale che ci sta perfettamente, e anche perché va a chiudere tutta quella narrazione e va a creare quella sensazione di instabilità, di non detto e di finale aperto, che poi è tipico di tutti i film di Puppi Avati, perché se tu li hai visti, il bello anche dei film precedenti di Puppi Avati è che i finali sono bene o male quasi sempre aperti e lasciano sempre il campo a molte interpretazioni. Non sai bene mai dove la storia poi è andata a parare e non hai mai la certezza di aver capito bene che cosa hai visto. E questo, secondo me, è tipico delle narrazioni che poi vanno di bocca in bocca, ossia della tradizione orale, che in qualche modo ti descrivono delle cose, ma mai poi troppo nello specifico. E quindi tu sei sempre in bilico tra il credere e non credere, tra l'aver capito e il non aver capito. In questo caso comunque sembra sempre che tutta la comunità si sia schierata contro questo povero Cristo ministeriale che si è ritrovato a dover mettere il naso su delle cose che era meglio non andare a analizzare. Del finale non mi sono spiegato una cosa. Allora, la prima cosa è sicuramente il fatto che la cripta dentro il quale poi si svolge il finale del film, è chiusa da una pesante pietra che in latino recita: "Questo luogo è terribile". Quindi io mi aspettavo che lì sotto fosse conservato un amuleto, una statua maledetta, un qualcosa, cioè che lì dentro ci fosse davvero nascosto qualcosa. Invece, quando noi scopriamo in un ambiente molto buio, cosa c'è dentro, è utilizzato soltanto come semplice magazzino. E l'unica cosa di un po' inquietante che c'è è la scatoletta contenente i resti della bambina divorata a inizio film. Il problema è che perché questa bambina è stata messa lì? Cioè, il diavolo risiedeva lì? No, perché il diavolo poi sembra quasi risiedere nel diverso. E sembra in qualche modo essersi trasferito nel bambino nel momento in cui il diverso è stato ucciso. Perché a fine film abbiamo proprio il sacrestano che sta chiudendo la botola per chiudere l'investigatore ministeriale sotto, e mentre sta chiudendo vediamo apparire il ragazzino che con una smorfia mostra i denti tipici del mostro di prima, quello lì ucciso. Cosa vuol dire questo finale? Che il sacrestano è comunque in qualche modo legato al bambino, o meglio al male in qualche modo? Io mi sono fatto l'idea, per esempio, che forse il sacrestano era il padre del mostro, perché aveva anche un rapporto un po' ambiguo con la madre. Non lo so, cioè, tutto e niente. Ed è un finale che ti dico, è un colpo di scena che secondo me non ha, almeno su di me, fatto l'effetto sperato, nel senso che ho visto il bambino, ah ok, lui il diavolo, buon, chiuso, finito, amen, ciao. Soltanto poi tornando a casa mi sono venute alcune riflessioni, nel senso che, però questa è molto campata in aria, cioè nel senso mi è venuta così e ho detto, ah però potrebbe essere, nel senso che il ministero, cioè questo ministero povero Cristo, appunto, si ritrova ad essere da solo, perché durante il film comunque noi veniamo a capire che è una persona sola al mondo, che quindi si sta scontrando con delle forze molto più alte di lui e che viene intrappolato sotto una chiesa, in cui sono conservati i resti di una bambina morta, e questo viene rinchiuso da un sacrestano con al lato una figura demoniaca.
Io, a me è sembrato, non lo so, che forse viene raccontato in chiave metaforica l'insabbiamento di alcuni crimini della Chiesa, visto che poi c'è tutta la struttura della Chiesa con le navate enormi che gravano su questa cripta, e su questa cripta viene nascosto il segreto. Non lo so, è una interpretazione che mi è uscita così, pensando e ripensando al film, che da una parte ci potrebbe anche stare, perché ti ho detto, ci sono degli elementi anche di politica italiana dell'epoca che lasciano un po', non lo so, un po', ti fanno un po', pensare che forse il film ha dei livelli di lettura diversi. Non ti ho parlato, per esempio, di un altro personaggio molto interessante che secondo me è la madre del mostro. Che in una scena è bellissima ed è un personaggio fortemente ambiguo perché comunque ci viene descritta come una ricca possidente che però ha degli elementi un po' decadenti, un po' da dark lady, le calze sempre vestita di nero con questa veletta, le calze sfilate. È bellissimo il momento in cui va a visitare il figlio deforme morto, in cui ha questo bellissimo velo da di pizzo da lutto, ma che però anche questo personaggio sembrava in una prima parte del film che fosse la chiave di tutto, invece poi dopo scompare e non lo vediamo più. Forse però secondo me c'è qualcosa legato ai rapporti tra sacrestano e madre. Vorrei vedere il film una seconda volta per cercare di capire magari delle cose che mi sono perso. Mi piacerebbe sapere un tuo parere al riguardo. Una cosa che mi ha fatto storcere il naso in negativo è l'utilizzo degli effetti digitali, effetti visivi digitali. Uno è, mi sembra di averlo visto, quando in albergo c'è la visione della culla che si insanguina, che non mi è piaciuto tantissimo come è stato reso, e anche perché poi c'è questa culla che ritorna, c'è anche la presenza della bambina morta, acquista delle cose un parecchio poco chiare, perché sembra quasi che la bambina in qualche modo abbia un qualcosa legato al demoniaco, non si capisce. Anche perché poi è la bambina nascosta nella chiesa, cioè è tutto un mistero su mistero su mistero, niente è chiaro. E questa cosa però è tipica di molti film di Pupi Avati, basta vedere l'Arcano Incantatore e si capiscono molte cose. Un'altra cosa che non mi ha fatto un po' così è la trattazione dei denti sul bambino nell'ultima inquadratura, quando appunto l'investigatore ministeriale vede il bambino mostra questi denti che sono gli stessi denti che aveva il mostro ucciso e quindi la figura demoniaca. Però secondo me sono denti che sono stati fatti digitalmente, non lo so, mi hanno dato una sensazione di, boh, non lo so, poco reale e anche un po' trash, non lo so, non mi è piaciuto moltissimo. Avrei preferito che forse si vedessero meglio e fossero proprio reali, come nella scena in cui vengono staccati dal morto, che è una scena abbastanza e lì Pupi Avati ha giocato con la paura atavica del dentista, dei denti, quelle cose lì che è parecchio comune. Detto questo, mi sembra di averti raccontato abbastanza di quelle che sono le mie impressioni sul film. E spero che davvero, spero di leggere i tuoi commenti perché ne ho parlato tanto di questo film con una mia amica, ciao Chicca, se guarderai questo video, e con lei ci siamo subito scambiati dei vocali per confrontarci e abbiamo avuto pareri simili su molte cose. Mi piacerebbe quindi sapere anche tu che cosa ne pensi. E niente, io ti ringrazio per aver visto questo video che sarà chilometrico e lunghissimo e niente, ti do appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto!